Buongiorno, stamattina siamo venuti a Vernon, che è a pochi chilometri da Giverny, per vedere il vecchio mulino. I ragazzi sembrano più interessati alle necropole, però. Siete appassionati di fiori? Benvenuti a Gerberois, il paese dei mille roseti. Siamo in un piccolo villaggio di 95 abitanti, considerato uno dei borghi più belli di Francia. Tra l'undicesimo e il quindicesimo secolo, Gerberois fu assediata, saccheggiata e distrutta ben 5 volte, ma venne ogni volta ricostruita mantenendo la sua autenticità e raggiungendo l'apice del suo splendore nei primi anni del Novecento con il pittore Henri Le Sidaneur. Si dice che le rose di Gerberois stanno alle Sidaneur come le ninfee di Giverny stanno a Monet. Il pittore francese infatti si stabilì qui in cerca di ispirazione, creò magnifici giardini all'italiana sulle rovine del castello e incoraggiò gli abitanti a piantare fiori colorati davanti alle loro case. Troverete vicoli acciottolati e caratteristiche case a graticcio dalle tinte pastello, ma il fascino di Gerberois è dovuto ai tanti fiori che ne decorano le vie, ortensie, glicini, margherite, ma soprattutto le mille specie di rose rampicanti che nel tempo ne sono diventate l'emblema. Siamo di nuovo in viaggio, abbiamo salutato Gerberois e adesso stiamo puntando verso la costa d'Alabastro. Mancano una cinquantina di chilometri e siamo a metà tra Piccardia e Normandia. È una campagna bellissima. Arrivati, camper parcheggiato in questo bellissimo parcheggio su erba e ora andiamo a farci un giretto in paese. Ci troviamo a Veulerose, un altro dei villaggi più belli di Francia. Originariamente villaggio di pescatori e tessitori, è diventato poi luogo di villeggiatura e ritrovo di artisti. Noi l'abbiamo scelto per le sue imponenti scogliere bianche, ma questo borgo nasconde molto più di una magnifica località balneare della costa normanna. Racchiude un animo romantico ed elegante fatto di case a graticcio alternate a mattoni rossi, fiori, mulini e grandi salici piangenti, ma la sua caratteristica più particolare è il fiume che scorre lungo il paese. Il Veul, con i suoi soli 1194 metri, risulta essere il più corto di Francia. Potrete passeggiare lungo le sue rive attraversando i piccoli ponticelli in legno e godendovi la pace e il silenzio. E poi ovviamente c'è la marea. Se cercate un modo magico per terminare la giornata, sedetevi in spiaggia o sul molo per ammirare le onde che piano piano arrivano a coprire la sabbia. L'atmosfera e i colori del tramonto saranno spettacolari.
Allontanandoci dalla costa raggiungiamo Pont de Mer, un grazioso villaggio normanno incastrato tra due rami del fiume Ril. Stiamo andando a fare una cosa bellissima che aspettavamo da un sacco di giorni. Noleggiamo le canoe e facciamo il giro della città tra i canali passando in mezzo alle casette a graticcio. Ed è proprio questo fiume che ha attirato la nostra attenzione. Con 12 euro a testa iniziamo la navigazione scegliendo il percorso in città. Ce ne sarebbero molti altri tra cui scegliere, ma a noi piace l'idea di addentrarci tra le case del centro storico. A bordo non si può portare nulla, ma proprio nulla, di ingombrante e superfluo. Scopriamo presto il perché. Alcuni ponti sono davvero a pelo d'acqua, quindi per superarli bisogna sdraiarsi all'indietro appiattendosi il più possibile all'interno della canoa. Ecco perché non si possono portare gli zaini. Il percorso da seguire è indicato da cartelli blu e il GPS in lingua inglese e francese, compreso nel prezzo, indica la direzione da prendere, ma tra la confusione, gli schizzi e le risate è davvero molto semplice sbagliare canale e ritrovarsi ad affrontare piccole cascatelle che vi portano fuori rotta. Alcuni tratti attraversano canali molto stretti in cui la corrente vi trasporterà senza bisogno di pagaiare. Attenzione solo a non incastrarvi tra le fioriere come è successo a me ad Ali. Usciti dal centro, quasi al termine del percorso, dovrete portare la canoa fuori dall'acqua, aiutandovi con una cinghia, trainarla per qualche metro sul prato e rientrare in acqua in un punto differente. Vi troverete così nell'ultimo tratto del fiume, che vi condurrà alla riconsegna della canoa. Esperienza in canoa finita, molto divertente, è stato bellissimo e divertentissimo, anche un po' faticoso. Ma sì, soprattutto nel paese non si riesce a vedere niente perché si è troppo concentrati a salvarsi la vita, esatto, e a evitare le cascate, sì, e di rovesciarsi giù dai canali. Un consiglio è vestitevi praticamente il costume, non andate vestiti come noi. Ci siamo dovuti cambiare. Magliette, pantaloni, mutande, tutto. Completamente scoli, molto bello, loro si sono divertiti tantissimo, sono stati bravissimi. Sì. Però adesso facciamo il giro a piedi per vedere un po' di questo paese di cui non abbiamo visto assolutamente niente. Andiamo! Pont de Mer è un'antica città medievale di conciatori. Le tipiche case strette, una addossata all'altra, si riflettono nei numerosi corsi d'acqua che attraversano il centro storico, tra ponti in pietra, balconcini e piccoli passaggi nascosti. Troverete antichi lavatoi e stenditoi delle pelli dei conciatori, stemmi che ne ricordano la storia e botteghe d'artigianato che vi faranno ritornare indietro nel tempo. Se vi è piaciuto questo video, continuate a seguirci, mettete un like e iscrivetevi al canale.